E criminalità organizzata e furti nelle abitazioni sono anche i temi affrontati dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato dal prefetto di Pescara, Serena Massimini. Ci sono più tavoli che lavorano da appena sono arrivato qui, sul monitoraggio di esercizi commerciali, sui trasferimenti di esercizi commerciali, sul monitoraggio dei trasferimenti immobiliari superiori a 300.000 euro e sul PNR, su diverse tipologie di attività. Chiaramente questi monitoraggi hanno prodotto delle interdittive antimafia più altri elementi sui quali stiamo lavorando. Potenziamento delle azioni di polizia amministrativa in funzione preventiva nei confronti delle infiltrazioni mafiose è la principale decisione presa durante il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato dal prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. Un dispositivo adottato fin dal suo arrivo, ha precisato il prefetto, ma che senza dubbio si rafforza dopo l'individuazione dei legami tra l'omicidio Albi e la criminalità calabrese. Smorzato invece l'allarme per furti e rapine, cresciuto nelle ultime settimane, ma dati alla mano, risultano in calo rispetto al periodo pre-Covid. I dati tra confrontati quelli del 2022 con il 2019 danno una diminuzione sia dei furti sia delle rapine in abitazione qui a Pescara. Questo anche perché c'è un incremento dei controlli da parte delle forze di polizia.